Hola, bentornati sul mio canale, quei pochi che lo guardano, no? Ci sono iscritti, e continuiamo sempre con il regno dei Fanes, che sembra suscitare un po' più di interesse rispetto ad altri argomenti, che mi fa anche molto piacere perché ci tengo molto all'argomento, cioè far conoscere l'epica mitologica delle Dolomiti. Per me è molto importante. Dunque, eravamo sempre rimasti a il capitolo Limianines, non avevo fatto alcune digressioni sempre sul significato del mito e delle leggende, e perché si era toccato un argomento, anche quello che mi sta a cuore, quello del mito o delle leggende, difficile dire se potere che si tratta più di leggende che di mito, che di miti, degli cosiddetti uomini selvatici, no? Che è una leggenda, una credenza diffusa su gran parte del pianeta. Non dappertutto come vorrebbero sostenere alcuni, ma comunque su gran parte del pianeta. E appunto sulle Dolomiti, nella zona del Trastino, venivano chiamati Selvan o Salvan, Salvans al plurale, o Salvanis o Salvanel, seconda della valle, del posto, della località. Che comunque significa Silvani, no? Silvani. Allora, Limianines, ero rimasto al capitolo 18, no? Mentre con Turines accadeva tutto questo, Eidenet, uscito dal paese dei Fanes, era in preda a oscuri pensieri. Si trovava nei pressi delle gole di Nainores, presso il Ru della Ganna, dove abitavano gli ultimi Selvan, quando incontrò quel corvo che l'avevo portato al Megonde Megoies. Il corvo, sì, questa figura di corvo mi ricordo che era diventata anche piuttosto centrale quando avevano fatto lo sceneggiato televisivo per ragazzi, ancora appunto inizio anni 70, mi sembra di ricordare, chissà se la Rai ha ancora quei film, no, perché pare che la Rai abbia perso un sacco dei suoi sceneggiati, delle sue produzioni, no? Rai italiana, quindi anche governata come è governata, soprattutto negli ultimi anni. Al corvo chiese notizie dei Selvan che si erano spostati verso la costa dei Mezzanet, dietro le rocce del Nainores, sempre luoghi che non conosco, tutti posti che vanno cercati, no? Sulla cartina o attraverso Google Earth, come ho detto, una volta o l'altra devo andare a studiarmi tutti i posti. I Selvan dicevano che Dolasilla avrebbe ripreso le armi. Dunque, a questo punto c'è da domandarsi: i Selvan hanno poteri preveggenti o semplicemente hanno sentito delle dicerie e le riferiscono ai Denet? Difficile da dire, perché non mi risulta che i Selvan avessero poteri di tipo preveggente come le fate, no? Ma mi sembra ricordare che anche loro fossero consiglieri sapienti degli uomini. Per esempio fu un Salvanel che insegnò a una ragazza a produrre burro, formaggio e ricotta dal latte. E dunque, Eidenet molto si arrabbiò. Dolasilla mi aveva promesso di non combattere senza di me. Aveva ragione la cicuta a dirmi che i Fanes sono un popolo di ingrati e di traditori, no? Cioè lui subito pensa male.
I Sylvan erano molto tristi e cercavano di convincere Eidenet a tornare in aiuto di Dolasilla. Il corvo, che in verità era la stessa cicuta, se la rideva e istigava Eidenet a vendicarsi. Un Sylvan con il bastone cacciò il corvo e in segreto disse ad Eidenet di recarsi all'Ec de Lunedes, al lago delle apparizioni. Evidentemente Lunedes significa apparizioni, l'Ec appunto significa lago, no? Come fuoco significa, così come Fec significa fuoco, l'Ec significa lago, cioè notare il cambiamento rispetto all'italiano, la OC e la AC tendono a diventare IC e cade sempre l'ultima vocale, che è tipico del ladino, così come anche del catalano. E dunque, l'Ec de Lunedes, al lago dell'apparizione che sta in territorio degli Ampezzani, nel bosco della Tofana verso il Boite, quindi appunto il territorio degli Ampezzani, quindi più vicino a Cortina. A parte il fatto che sì, la Val di Fanes è già abbastanza vicina a Cortina, cioè da quel che mi ricordo io, quando ci sono stato nella Val di Fanes, insomma, che ci volesse molto ad arrivare là da Cortina. Dunque, qui vivono le Mianines, piccole donne dell'acqua che avevano il potere di far apparire le immagini scomparse, no? Quindi si tratta evidentemente di un'altra categoria di aguane, ma che evidentemente sono specifiche, un gruppo, una tribù di aguane specifiche di questo lago in territorio ampezzano. Eidenet arrivò al lago e le Mianines gli dissero che Dolasilla stava per morire. Allora Eidenet capì che per la seconda volta aveva mancato di salvare Dolasilla. Cavalcò fin sulle Conturines, ma per Dolasilla era troppo tardi. La tragedia si conclude. I 13 bambini folli, capitolo 19. Dolasilla, come c'erano le 13 frecce d'argento, qua ci sono i 13 bambini folli. Dolasilla aveva preso la sua decisione, il suo cuore era pesante come una pietra. Verso il tramonto si diresse ai grandi prati dell'Armentarola. Rosse erano le pareti del Van, viole le ombre sul Gardenaccia e nero il suo cuore. Vagava senza meta, sperando di incontrare Eidenet o di trovare le tracce dei giorni felici che aveva passato con lui. Così arrivò fino ai Medes de Vanna, i pascoli alti, poi alla valle di Spessa, sotto il selvaggio Nei Nores, fino alla costa di Mezzanet, dove sapeva si recava Eidenet dal suo amico Sylvan. Quindi ce n'era uno specificamente che era amico di Eidenet. Il Sylvan le raccontò il colloquio con Eidenet, la risata del corvo e il proposito del guerriero di salvare la sposa a ogni costo. Le raccontò che lo aveva mandato a consultare le donne dell'acqua nella lontana terra degli Ampezzani. Nella lontana, ecco, questo per far capire, no? Cioè che quando si parla di luoghi lontani, il mare, i confini del mondo, in realtà si intende qualcosa che noi oggi potremmo raggiungere in macchina nel giro di un'ora partendo da Val di Fanes, cioè l'Armidona, il mare, i confini del mondo, in realtà è l'Adriatico e l'isola degli uomini del braccio sordo doveva essere un'isola della Dalmazia, secondo me, già perché cioè, chiaramente si capisce che tutto il dramma si concentra in una zona geograficamente limitata.
Sulle code alte cominciava il giorno. Troppo tardi, disse Dorossilla, troppo tardi. Con queste parole tornò verso il castello. Era quasi arrivata quando le si avvicinarono 13 esserini brutti e arruffati. Ogni bambino aveva al piede una campanella d'argento, come capre al pascolo o pazzi perduti nei boschi. A Dorossilla fecero paura. Uno dei bambini le si avvicinò. Prese le briglie del cavallo che sembrava impazzito. «Regalaci qualche cosa», dicevano i bambini, e le si avvicinavano e le toccavano le vesti e le mani e i capelli. Dorossilla non aveva con sé che l'arco e le 13 frecce che erano state prese dal lago d'argento. Già dal suo antico sogno aveva pensato di sbarazzarsene. I bambini gridavano e pregavano, le campanelle suonavano disperatamente. Dorossilla voleva tornare al castello e liberarsi dell'incubo di quei 13 esserini demoniaci. Così fu che Dorossilla donò le 13 frecce fatate ai 13 piccoli demoni mandati da Spina de Mulla. Cioè il fatto che avessero il campanellino d'argento al piede probabilmente era quello, il fatto che indicava che si trattava non di bambini, ma di esseri demoniaci, perché l'argento è sempre il simbolo della magia, abbiamo visto, dell'incanto, incanto proprio nel senso malevolo del termine, cioè di magia incanto, proprio come qualcosa che seduce con la sua bellezza, con la sua malia, con la sua potenza, però poi ti conduce alla rovina o ancora peggio alla morte, no? Probabilmente proprio perché le miniere d'argento in qualche modo dovevano essere state fonte di enorme dolore, nel senso che chissà quanta gente per l'argento delle miniere si era ammazzata nel sottosuolo o si erano ammazzati tra di loro per il possesso delle miniere. Probabilmente il ciclo epico dei Fanes è stato anche una conseguenza. Cioè, trae ispirazione probabilmente anche dalle lotte, dai contrasti, dalle guerre di conquista, di possesso, proprio che riguardavano le miniere d'argento, che magari riguardavano quello che poi ha generato il mito dell'Aurora, forse. Un'ipotesi mia, no? Però la sensazione che ho nel leggere queste storie, mi fa pensare proprio che la gente in un periodo, in un determinato periodo storico si è ammazzati, sono ammazzati gli uni gli altri per il possesso dell'argento e poi magari un sacco di gente è morta dentro le miniere e questo ha generato una grande sofferenza, un grande dolore che è rimasto nell'immaginario collettivo, argento uguale dolore morte, no? Cioè bellezza che seduce, no? Incanto che seduce e che porta alla morte. 20. La corazza cambia colore. Anche le cose hanno un cuore. La bianca corazza fatta con la pelle delle sorelle marmotte si fece scura come il sangue. Dorossilla ricordò la profezia dei nani. Ormai sapeva che il suo destino era segnato e nascose l'armatura con un grande mantello. Pallide luci del mattino illuminate le livide crode. Le crode sono le cime, no? Cioè credo che crode appunto in ladino significa, o in dialetto ampezzano, significherebbe appunto cresta, no? Per esempio la Croda Rossa era una cima che si trova non lontano da Cortina. Mio cugino aveva una volta il ristorante sulla strada che andava da Cortina a Dobbiaco e diciamo a ridosso di quella strada, cioè non proprio sopra, però salendo la cima che si trovava sopra il ristorante, poi si riusciva a vedere la Croda, che era questa enorme cima colorata di rosso, cioè non era bianca,
esattamente bianca come le altre cime, ma aveva una colorazione rossastra. E qui chiudo, arrivederci.